Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 11 maggio. Quali sono i temi principali sui giornali? È presto detto, sono due sostanzialmente, sono qua all'aeroporto, quindi devo andare un po' di fretta. Il primo è il cosiddetto divorzio all'italiana, da un titolo molto azzeccato della stampa, cioè sostanzialmente ieri una sentenza della Corte di Cassazione per un divorzio eccellente, qualche giornale dice il divorzio, la guerra dei roses tra l'ex ministro Grilli e la sua fidanzata. Bene, la Cassazione stabilisce che l'assegno della separazione non deve tenere in conto del tenore di vita mantenuto nella coppia durante il matrimonio, ma deve guardare all'autosufficienza della donna e non dunque al tenore della vita. Voi capite che questa è una differenza sostanziale rispetto al passato, ne parlano tutti quanti i giornali. Ovviamente il riferimento tipico a quello è del divorzio di Berlusconi con sua moglie Miriam, che si è presa un assegno mensile di 1,6 milioni di euro, il che evidentemente non riguarda l'autosufficienza, proprio il caso tipico, anzi si è discusso molto su questo, ma riguarda come si può dire, lo stile e il tenore di vita che aveva evidentemente la signora Berlusconi prima di separarsi dal ricco, ricchissimo marito. C'è di tutto sui giornali. Secondo me la sintesi migliore è quella che si può vedere oggi in due interviste di due signore che si occupano di due avvocati, una matrimonialista e l'altra che invece è diventata una donna di successo soltanto perché era nel team che ha difeso Andreotti, cioè Giulia Bongiorno, però che è molto mediatica. E io devo dire che se vi leggete il Corriere della Sera, le due interviste una affiancata all'altra, c'è la Bernardini De Pace che dice: bene, finalmente le donne smettono di uscire da questa specie di vincolo del mantenimento del loro stile di vita rispetto al marito, perché adesso la metto male, ma dice la Bernardini di Pace, una femminista come me, una donna che ha lottato per i diritti delle donne e vuole e pretende che le donne siano sullo stesso livello a tutti su tutti i piani con gli uomini, anche in questo piano, cioè che lo stile di vita se lo devono conquistare loro e non devono fare per esempio sacrifici di carriera per i loro mariti, a maggior ragione. Insomma, un'intervista molto intelligente e molto interessante, quella della Buongiorno è quella che voi potete aspettare la banalità del politicamente corretto da destra, e avete pensato, avete capito bene come la penso, e la Buongiorno è contraria a questa sentenza della Cassazione. Quello che io mi chiedo, comunque, indipendentemente da tutto, è come è possibile che le leggi che faccia il Parlamento siano così facilmente interpretabili da una sentenza della Cassazione che peraltro smentisce 20 anni di sentenze fatte in tutt'altra maniera. Insomma, forse i tempi cambiano, le sentenze devono cambiare, però insomma è una cosa interessante. Boschi, il titolo più bello forse è quello che ha fatto Libero, Boschi in fiamme, perché la questione dello scoop, che tale non è, perché gli scoop si fanno sui giornali, sui libri, soprattutto se uno fa il direttore di un giornale, il giornalista in un giornale in genere tende a scrivere notizie sui giornali, nulla contro Ferruccio De Bortoli, ma molto contro l'idea che si chiami scoop quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli. Ferruccio De Bortoli sul suo libro racconta una storia, la mette ieri nella presentazione del libro, la conferma, non è stato tanto Ghizzoni, dice, ma fonti interne alla banca farebbero pensare che la Boschi avesse trattato, o comunque chiesto al capo della più grande banca italiana di mettere a posto Banca Etruria o comunque valutare la sua acquisizione. Cosa dicono i giornali? Oggi il giornale più assetato di sangue, così si può dire, è inevitabilmente il Fatto Quotidiano, che dice: Boschi mente, in una ricostruzione di uno dei suoi giornalisti, mi sembra Feltri, dice che addirittura sia stato incaricato la signora Natale all'interno della banca di Unicredit di valutare l'acquisizione della banca Etruria. Quindi insomma che oltre alla conversazione che c'è stato con Ghizzoni c'è stata questa valutazione. Se questo fosse vero e venisse provato, beh, obiettivamente la situazione della Boschi non peraltro, ma politicamente, aveva detto in un'audizione al Senato, scusatemi, interpellata in un'aula, ha detto: io non ho mai parlato di banche, non mi sono mai occupato della banca di mio padre, lì c'è una questione politica più di conflitto che di conflitto di interessi. Favolosa, un'altra bugia clamorosa, quella delle ONG. Abbiamo sempre detto che le ONG non erano tutte uguali, che bisognava distinguere, ce la siamo presi con l'ONG maltese che non ci piaceva. Beh, insomma, oggi i giornali dicono che sapete qual è l'ONG i cui membri avrebbero fatto d'aiuto alle spalle trafficanti? Medicine Senza Frontiere, la famosa Medicine Senza Frontiere. Due cose avrebbero fatto: avrebbero preso i trafficanti senza dirlo alla cosa costiera, alla guardia costiera, cosa vietatissima, ma soprattutto avrebbero fatto il cosiddetto debriefing, cioè avrebbero detto cosa dire ai migranti quando tornano e vengono interrogati dalla polizia. Vi rendete conto? Quando vengono interrogati dalla polizia, dicono fonti della polizia, i migranti salvati dall'ONG stanno zitti e muti, come se fossero stati indottrinati su cosa dire e cosa non dire. Io la trovo una cosa allucinante, questa storia dell'ONG.
ONG, non è colpa delle ONG se siamo invasi dai migranti, ma certamente il loro atteggiamento è un atteggiamento che si può definire non corretto e soprattutto molto poco caritatevole. Caritatevole nei loro confronti, nei loro pregiudizi. Non sono loro che fanno la politica dell'immigrazione in Europa e in Italia. Questo forse se lo devono mettere in testa Medici Senza Frontiere e le ONG che svolgono le loro attività di volontariato nel Mediterraneo. Direi che oggi questa rassegna veloce di 5 minuti e mezzo per oggi è tutto. Vi do appuntamento a domani con un'altra zuppa di porro, spero, e anche domani sarò in aeroporto. Ciao!